sou de stretch, de escadamento para iniciar na capoeira. Sou em, primo movimento, ok? Sou em quarto. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Vai. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Vira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Com calma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Fora. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ancora um. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora um. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Com esse escalonamento quase eu posso iniciar. Adesso faccio un po' vedere come inizia a fare i primi passi per imparare la ginga da capoeira, ok? Qua abbiamo la X, ok? Prendi la prima base, è questa qua, e adesso andiamo la gamba destra indietro e braccio destro davanti, ok? Questa là è la seconda base. Torniamo avanti, la parallela, la prima base. Terza base, gamba sinistra indietro, braccio sinistro davanti. Perché? Bisogna mantenere la postura e eleganza dentro da ginga, ok? Questa qua si chiama la ginga. Uno, due, tre, quattro, cinque, sempre il braccio cambia, sei, sette, otto, nove, dieci, ok? Adesso, secondo passo, dopo la ginga, il dislocamento da parallela. Sloco a sinistra, um. Sloco a destra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Torna na paralela, ginga. Segunda base, prima e terça base. Um, duas, três, quatro, cinque, sei, energia, non si può fermare, eh? Tieni le braccia davanti, e la capoeira si fa con un po' di sorriso, non si può fare la faccia brutta. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ok? Questa è la ginga da capoeira. La ruota anche. Allora, sempre difficile, ma posso dire che in Brasile i bambini già nascono, già imparano a fare la ruota subito, ok? Ma voi anche voi è troppo facile, ok? Allora, ci prendiamo la parallela, ok? Mettiamo la mano sinistra, ok? Lancio la mano destra e alzo la gamba destra. Lancio solo, guarda che lancio davanti, via, uno. Finalizzato, ok? Adesso torniamo dall'altra parte. Metto la mano destra,
la gamba sinistra, quello che non c'era in equilibrio, lancia davanti, guarda là, lancio qua davanti, guarda là. Ok? E finite lì. Ancora, poco poco per volta, mano sinistra, destra, guarda che la gamba passa davanti. Ancora, su senza equilibrio, vai davanti. Perché? Così c'è un po' di equilibrio. Ok? Passo a passo, inizia a alzare la gamba. Adesso già facciamo la ruota completa, guarda là. Uno, due, tre, la ruota completa. Ma dopo la ruota, spingo un po' a fare verticale. A fare verticale, ci metto di spalla. Ok? Metto le mani e faccio questo movimento qua, sul ginocchio. Ok? Adesso mi sposto, farò vedere meglio. Così, metto le mani giù, impiego il ginocchio con i gomiti e metto la testa giù. Bisogna mettere la testa giù e tenere. Guarda che il ginocchio si incastra sul gomito, metto la testa giù e siamo qua. Siamo a verticale. Impariamo. Ok? Secondo passo dopo questo qua. Já siamo quase pronto. Parado, mete a testa. Siamo vertical. Facile, facile, facile. Pezzo di legno, un filo ghiacciaio.
uma zuca, uma baqueta de cachixi e um sassurino. E um sasso, ok? Este é o birimbau. O birimbau pode emocionar, é? Tanto toque diverso, tanta tonalidade diversa. Que usiamo para fare la capoeira. Ei, birimbau!